Vi aspetto dopo la sigla per parlare di come muoversi nel grande gioco. Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, non so quando andrà su questo video perché in casa c'è un po' di, termine tecnico, casino, nel senso il tavolo adesso è diventato una biblioteca di manuali di giochi di ruolo perché mi fa fatica metterli nella libreria nuova, la postazione come vedete è un po' raffazzonata, nel frattempo la moglie è andata in DAD, i figli sono in DAD e io sono senza device, quindi non so bene quando possa andare online questa chiacchierata. Me ne scuso anticipatamente se per qualche motivo avessi saltato una settimana o più, vi chiedo umilmente perdono, però vi posso dire che l'attesa ne è valsa la pena. Qui nel frattempo sta sorgendo il sole perché credo di star registrando all'alba o qualcosa del genere. Allora, se vi ricordate il video che ho fatto qualche tempo fa che si intitolava Ho un problema, che vi lascio nell'info box qui sotto, avevo comprato due manuali di ambientazione per il gioco di ruolo più famoso del mondo. Una è stata Seven Sinners, di cui abbiamo già parlato nel video precedente, spero, a questo punto. L'altra ve la porto oggi, questo manuale di ambientazione è uscito a maggio 2021 per i ragazzi di Isola di Ilion Edizioni. E sto parlando, come avete visto dalla sigla, del meraviglioso Chisarta. Questo è il manuale, purtroppo ci riflette sopra i faretti della webcam, quindi secondo me la copertina non rende, vista in video, non rende giustizia. Allora, per 40 euro più PDF, i ragazzi di Isola di Ilion Edizioni ci portano un manuale di 290 pagine, cartonato veramente bello, con delle illustrazioni che sono, si parla di un argomento particolare che è la vita dopo la morte, quindi se questo video vi dovesse disturbare, io adesso conto fino a 3, bloccate il video adesso. Se state continuando, per 40 euro i ragazzi ci danno un manuale cartonato, 290 pagine, con PDF allegato. Le illustrazioni sono una gioia per gli occhi, compresa la scheda del personaggio. La copertina è di Robert Raymack. Il gioco è l'autore dell'ambientazione Lupo Condotta, autore delle meccaniche Guido Michael Campanini, e poi ci sono una serie di coautori. Quindi da quello che si può vedere, faccio un po' il figo perché devo essere molto professionale, da quello che posso vedere è un prodotto fatto completamente in italiano. Se dovessi aver detto una bischerata, correggetemi qui sotto. Allora, di cosa parla Chisarta? Io ve la faccio vedere perché è meraviglioso. Non posso farvi vedere le immagini perché ovviamente sono protette da copyright, ma molto probabilmente. Ma dicendo che ovviamente non sono mie, ma sono dei rispettivi autori, quindi cioè, non sono mie, io faccio soltanto per far vedere alcune immagini. Ce n'è una che è meravigliosa, una è questa per esempio, non so se si vede, un'altra l'ho vista più avanti, cioè un'altra è questa qua, aspettate, cioè un'altra
è questa, quindi è veramente meraviglioso questo manuale. Di cosa parla Kisarta? Kisarta è un'ambientazione enorme, un'ambientazione gigantesca che è stata plasmata nei millenni da tutte le anime che sono morte in tutti i piani di esistenza a questo punto e sono tornati, si sono risvegliati nel cimitero intorno al fulcro di Kisarta, che altro non è la città di Limbo. Allora, io vi dico, poi si parla del gioco, si parla dell'ambientazione. Allora, io vi dico la mia sensazione. Kisarta è veramente la... l'ho comprato, quindi non sono pagato da Isola Ilion Edizioni, anzi, cioè se mi mandate manuali gradisco, anche perché credo di non averne saltato manco uno. Ho fatto Ryutama, ho fatto City of Mist, ho fatto Awaken e adesso faccio Kisarta, quindi insomma, Isola Ilion, dove sono i miei soldi? Battute stupide a parte. Allora, Kisarta è quello che mancava al gioco di ruolo più famoso del mondo. Io ho comprato per il gioco di ruolo più famoso del mondo Curse of Strahd, ho comprato Valrissian Guide to Ravenloft e per uno che come me ama Domini del Terrore di Advanced Dungeons and Dragons seconda edizione, che è secondo me la summa di tutta Ravenloft, di tutta l'ambientazione di Ravenloft, non vi nascondo che tutte le più liete aspettative che c'erano in Curse of Strahd sono state distrutte da Valrissian Guide to Ravenloft. Mi ha veramente deluso tantissimo. Poi un domani, se vorrete, si parlerà anche dei manuali del gioco di ruolo più famoso del mondo. Quando il negoziante dove ho fatto shopping, perché ho fatto vedere la busta in quel famoso video di Ho un problema, mi ha consigliato, oltre a Seven Sinners, anche Kisarta, io ero un po' scettico perché appunto venivo dall'esperienza di quegli altri due manuali di cui vi ho detto. Quando l'ho letto ho detto: wow, questo è il Ravenloft per il gioco di ruolo più famoso del mondo, è questo, è Kisarta, cioè c'è tutto quello che c'è in Domini del Terrore è lì dentro, restaurato, restylizzato, scegliete il termine che vi pare, è meraviglioso come manuale. È meraviglioso come manuale, avrò contato forse 4 refusi, se ci sono, ma sono sotto la soglia di sopportazione minima. E cioè, l'ho letto e sono rimasto veramente colpito, ho detto cavolo, finalmente! E mi dispiace non averlo comprato quando uscì. Non so, forse vabbè, all'epoca giocavo altre cose, maggio 2021, sì, preparavo, insomma, proprio l'avevo saltato completamente. E ho sbagliato. Purtroppo devo ammettere di essermi sbagliato. Kisarta è un prodotto d'eccellenza. È veramente quello che mancava al gioco di ruolo più famoso del mondo. Mancava Ravenloft, ora c'è, con un nuovo design, con un nuovo nome, con una nuova ambientazione originale di cui adesso si va a parlare brevissimamente, perché vi ho già rubato 10 minuti, ma insomma voglio che capiate che merita veramente tanto, tanto, tanto. Allora, scusate, dicevo, Kisarta, quando un'anima muore, mi rimetto gli occhiali perché non vedo assolutamente niente, quando un personaggio muore
L'evento traumatico della morte si ripete nell'evento traumatico del risveglio alla non vita nel piano di Kisarta, nel cimitero di Kisarta. Il cimitero di Kisarta è un cimitero enorme, gigantesco, enorme, gargantuesco, per tornare all'Advanced. E, centro del cimitero e centro di Kisarta è la città di Limbo. È una città particolare, gigantesca, non si vedono i confini. C'è gente che per andare da un quartiere a un altro, alle chiese, per fare le cerimonie o per qualche ricorrenza particolare, svolge un vero e proprio pellegrinaggio nelle tappe di Limbo, tanto che è grande. Ed è descritta bene. I primi uno, due capitoli vanno letti. Il giocatore è bene che non li legga, perché secondo me leggerli può togliere il gusto di quello che si va a giocare, ma il master deve leggerseli, rileggerseli e rileggerseli ancora, perché puoi apprendere veramente un sacco di cose. Quindi c'è la città di Limbo e poi ci sono sette domini, anche lì. Io lo so che potrebbe essere quello che si chiama fan service, ma quando io ho letto domini, mi è tornato alla memoria Ravenloft. So che potrebbe essere un fan service, quello che vi pare, ma è una cosa esaltante, porca miseria. Ci sono sette domini governati da sette entità, e a vegliare sopra il piano di Kisarta c'è il pallido sole bianco. Il pallido sole bianco. Questo è in tre parole l'ambientazione di Kisarta. Ma non è tutto qui. Nel manuale ci sono, quindi potete usare tutte le razze presenti nel base della quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo. Quindi non vi serve il manuale del giocatore, ok? Non vi serve. È come questi qui sono quei famosi giochi, come può essere Avventure nella Terra di Mezzo, per esempio, come può essere Brancalonia, quindi non serve il base, il manuale del giocatore, ok? Quindi tranquillamente potete, se avete una conoscenza del Basic English, anche lì recuperare un video fatto ormai credo 2 anni fa di Missione Master, quando io dicevo quanto costa giocare a D&D. Costa zero, perché potete scaricarvi The Basic, e quelle sono le regole da cui hanno potuto sviluppare Kisarta. Quindi è veramente bello. Ci sono c'è la possibilità di giocare le razze e le classi della quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo, ma ci sono, se non ricordo male, tre razze nuove. Qui ancora il mondo era normale e si usava la parola razza senza correre il rischio. Aspetta, vediamo di metterlo. Vabbè, c'è la parola razza finalmente, nessuno si è scandalizzato. Ci sono 3 nuove razze, se non ricordo male. Poi ci sono una serie di 3 nuove razze con le proprie classi, le sottoclassi anche per i personaggi, per le classi e per le professioni del gioco di ruolo. Quindi c'è il ladro e la possibilità di interpretare il ladro con l'archetipo scelto di Kisarta. Quindi è veramente un lavoro veramente bello. Ma quello che rende... ci sono due cose che mi hanno lasciato un po' interdetto. Quindi andiamo avanti. Quindi, come vi ho detto, si può usare o personaggi del manuale base o personaggi di Kisarta, prendendo la razza di Kisarta. La classe è lì, ovviamente non ci sono i punti ferita, ci sono i punti anima, perché ovviamente siete anime morte, dannate, non lo so, però insomma, non è che ve la passate benissimo.
Quindi questo c'è la possibilità appunto di avere i punti anima che nel momento della creazione dei personaggi partono con una pool di 3d6 e tutte le volte che si sale di livello si recupera si guadagna un punto anima. È un'ambientazione veramente impegnativa perché i riposi sono stati cambiati. Il riposo breve sono, mi sembra, un'ora di riposo e riposo lungo. No, forse il riposo breve sono 8 ore e il riposo lungo una settimana, cioè qualcosa del genere, ora mi sfugge. Però veramente adesso anche le risorse devono essere gestite in maniera oculata, perché i riposi adesso hanno un peso non indifferente. Ma quello che rende Kisarta un prodotto da avere e da studiare, uso un termine che forse col gioco di ruolo c'entra poco, e da studiare è il concetto del grande gioco. Ci sono 7 domini e una serie anche di famiglie importanti all'interno di Limbo o dei domini stessi. I personaggi, prima o poi, finiranno per essere coinvolti nel grande gioco. Cos'è il grande gioco? Il grande gioco non è altro che una partita a scacchi tra i vari domini, fra le varie famiglie, fra le varie casate, per attingere più potere. Quindi, ci sono due dimensioni in Kisarta di gioco. Una è quella prettamente avventurosa. Vi dico per aver letto il manuale che mentre leggevo uno dei domini mi sono già venute in mente un sacco di avventure veramente interessanti per giocare. Quindi, dicevo, ci sono due tipi di gioco. Uno è prettamente avventuroso, esplorare i domini, cercare di riprendersi, diventare quello che si chiama un'anima eroica, che non c'è dall'apatia di dire ok, sono qui e non posso fare altro. Ma l'altro è il grande gioco. Quindi è una dimensione politica. Ok? Io devo curare questa stizza perché è terribile, però è troppo presto per andare di là a svegliare tutti andando al bagno, eccetera, eccetera. Quindi ci sono due dimensioni di gioco, una prettamente politica e una prettamente avventurosa. Prima o poi i due modi di gioco si incontreranno, perché magari i personaggi guadagneranno potere, perché magari i personaggi faranno qualche piacere a qualche signore dei domini. Quindi è inevitabile che alla fine i giocatori decidano o si trovino, loro malgrado, coinvolti nel grande gioco. E dovranno appunto giocare diversamente, ecco. Questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Ci sono nuove meccaniche, oltre ai punti anima che ho detto, c'è l'etere che è quella sostanza che viene usata anche per gli incantesimi e che forgia tutta la realtà di Kisarta. Veramente è un manuale da leggere, da possedere, da gustare e da avere. Si trova, credo, facilmente sullo store online di Isola di Ilion. Se volete supportare il canale, dovrebbe esserci qui sotto anche il link Amazon, così Amazon mi riconosce due spicci, come dice qualcuno più bravo di me. Per Kisarta sul sito ci sono due PDF che costano una cifra accessibilissima, mi sembra sui 10 euro, forse 9,99 euro, 9,90 euro. Due dovrebbero essere un'avventura e un'espansione, qualcosa del genere. Non ho guardato, devo essere sincero, ho guardato soltanto che Kisarta è supportato perché ci sono questi due PDF da poter prendere. Quindi, vi ripeto, a maggio 2021 è uscito Kisarta. Ditemi se lo conoscevate, ditemi cosa ne pensate. Io non posso far altro che fare quella cosa brutta che si chiama la call to action, quindi ricordarvi di iscrivervi al canale. Ci sono gli abbonamenti per supportare il mio operato. C'è
tutto, attivate la campanella. Dovrebbe uscire una nuova rubrica, o è già uscita una nuova rubrica dal titolo Il libro in una stanza, di cui il titolo dice sempre la regia, in cui parlerò di libri che non sono prettamente di autori fantasy, ma altri libri che possono avermi colpito e possono essere interessanti per i giocatori di ruolo. E basta, grazie a tutti. Quindi vi ripeto, se il video vi è piaciuto mettete like, se il video non vi è piaciuto mettete dislike, che è importante lo stesso, perché così mi dite, mi aiutate a migliorare il canale. Quindi like e dislike hanno la stessa importanza. Condividetelo, iscrivetevi, attivate la campanella, ci sono gli abbonamenti qui sotto, se me lo ricordo metterò tutti i link che ho detto, se me lo ricordo, è questo il problema. Noi ci vediamo lunedì prossimo, in cui si comincerà a parlare di uno dei due giochi cicciuti usciti per un'altra casa editrice milanese che ancora non mi ha mandato i suoi soldi, i miei soldi, scusate. Detto questo, io vi lascio e alla prossima. Ciao!